formazioni ci conoscono, sono non ci conoscono per niente, non sanno che cosa gli capiterà addosso, non ne hanno ancora idea. Conoscevano una squadra che aveva qualità di un certo livello, quantità e determinazione di altro livello. Troveranno una squadra quest'anno che ha qualità, determinazione e forza allo stesso livello. Quindi io sono estremamente fiducioso in questo campionato. Fiducioso non perché, voglio dire, non voglio creare nessun entusiasmo da parte di nessuno nella maniera più totale, ma c'è la consapevolezza che abbiamo fatto un buon lavoro. Questa consapevolezza è determinata dal fatto che sia il mister sia i due direttori hanno lavorato insieme a me in perfetta sintonia. Abbiamo scelto gli uomini giusti, uomini che facevano parte dei primi 3-4 delle prime 3-4 scelte del mister e dei direttori, quindi non è che abbiamo pescato in fondo. In ogni tassello abbiamo inserito quasi certamente, quasi dappertutto, persone che avevano un gradimento estremamente alto da parte di tutti. Quindi questa è la consapevolezza che mi fa dire che faremo un bellissimo campionato. Presidente. Con l'inserimento del portiere e con l'inserimento di Eli, praticamente abbiamo una rosa estremamente competitiva in ogni ruolo. Allora il mio scopo era quello di fare in modo che il mister avesse una doppia scelta per ogni ruolo e che questa doppia scelta fosse di un livello almeno del 90% rispetto alla prima scelta. Questa era la mia idea. Se poi questo si riuscirà a tramutare in pratica, questo lo dimostrerà il campo e lo dimostreranno in particolar modo il ritiro che andremo a fare adesso dal 21 a Vivisondoli, quindi il mister avrà modo di valutare sul campo se quello che è la mia intenzione, quella di metterlo in difficoltà dandogli per ogni ruolo due giocatori quasi dello stesso livello. Poi è chiaro che il campo deciderà volta per volta, settimana per settimana, in base ad infortuni, in base ad altre caratteristiche, quello che ci troveremo addosso di negativo. Un giocatore può giocare una volta, può giocare l'altro, insomma, ma io insisto, la mia consapevolezza sulla carta è che al momento la squadra è estremamente competitiva in ogni ruolo. Non vedo ruoli dove siamo leggermente deficitari. Considerate che i centrali sono 5, considerate che gli attaccanti sono 5, considerate che gli esterni sono 2-2, a centrocampo abbiamo un centrocampo al momento fortissimo. Probabilmente non so se Romulo Togni resterà con noi ancora, perché purtroppo oggi non è venuto perché è influenzato, è rimasto in Brasile, ma è solo veramente per motivi di salute, quindi non so quello che farà Togni, ma con Togni siamo 5 titolari assolutamente dello stesso livello a centrocampo, su 3 ruoli. Quindi ritengo per un campionato lungo e difficile queste cinque persone possono bastare, aggiungendo che Zito ovviamente può fare al momento anche lui un centrocampista, quindi avendo due uomini forti, Zito e Bitante, sulla sinistra, all'occorrenza, nel caso in cui il centrocampo dovesse venire meno qualcuno per qualche espulsione o qualche cosa, Zito può tranquillamente giocare a centrocampo, quindi avremo un centrocampo di 6 persone. Quindi ritengo che la compagine da un punto di vista numerico e qualitativo stia bene come sta adesso, rispondo alla dottoressa. Poi naturalmente durante il ritiro ci accorgeremo se quello che abbiamo valutato soltanto nella nostra mente o solo sui trascorsi di questi giocatori sia sufficiente a fare garanzie all'allenatore per fare un campionato di avanguardia. Ma non è un ciclone, io avevo preso l'impegno con i miei tifosi che l'anno scorso dovevamo fare un campionato di non dico di mezza classifica, dovevamo stare sulla parte sinistra della classifica e tutto sommato ci siamo rimasti. Io quest'anno ho intenzione di andare avanti, su questo non c'è dubbio. Io credo molto in questo ragazzo dell'Anderlecht, moltissimo, è un ragazzo giovanissimo, però i trascorsi che abbiamo appena finito di vedere, i campionati del mondo, ci hanno fatto vedere ragazzi del 95-96 che giocavano nelle nazionali dei rispettivi paesi, quindi per me l'età è anacronistica, insomma, non è che il dato dell'età può far venire meno, può aumentare o diminuire le qualità di un giocatore. Credo molto in questo ragazzo, ma dicendo questo non è che dimentico che abbiamo preso il capocannoniere della Lega Pro, Righini, che è un ragazzo fortissimo, abbiamo Comi, che è un giocatore che tutti volevano fino all'anno scorso,
il ragazzo viene fuori da un anno in cui non ha dato il massimo per motivi fisici, ho l'impressione che potrebbe essere un anno in cui Comi possa esplodere alla grande, perché è veramente un grande attaccante. E poi abbiamo Pozzebon, che è un altro attaccante di ruolo, è uno che ha sempre fatto gol nelle categorie dove ha giocato, quindi con cinque attaccanti, perché ovviamente non ho dimenticato Gigi perché è il nostro punto di riferimento e su questo non c'è dubbio, con cinque attaccanti di questo livello io credo che la squadra e il mister possano stare molto tranquilli. Guardi, se dipendesse da me, se si potesse fare, io metterei non un premio salvezza, metterei un premio, cioè un depremio se non andassimo nei playoff, quindi vorrei togliere 30-40 mila euro al giocatore se non vanno nei playoff, questa è la mia idea, però voglio dire, so bene quello che ci è costato questa squadra. So bene, credetemi, so bene quello che è costato questa squadra e so bene i sacrifici che sto facendo insieme alla mia famiglia per mantenere un livello alto nel calcio di Avellino. E quindi questo è il primo quesito. Il quesito è Eli viene ad Avellino, insomma non ci sono più dubbi. Avevamo solo un piccolo pourparlers con il procuratore. Il ragazzo, fra tutte le squadre che lo hanno richiesto, ha preferito l'Avellino, per cui è stato determinante anche la scelta del ragazzo, oltre che quella del procuratore, per cui mio figlio mi ha detto ieri che praticamente l'operazione è chiusa, ci siamo scambiati le email di accordi, dovremo semplicemente siglare il contratto. Allora, il ragazzo viene per un anno perché il procuratore e il Milan volevano che noi ci impegnassimo a riscattare il giocatore ad un prezzo altissimo. Questo è stato il motivo della trattativa. Cioè è vero che questo acquisto sarebbe stato legato solo ad un'eventuale promozione in Serie A. Questo è vero, avevamo un paracadute. Però il prezzo che ci hanno chiesto per il cartellino è un prezzo estremamente alto e significativo. Per cui non ci siamo sentiti di impegnarci su questo. Per questo la trattativa è stata più lunga del dovuto. Quindi viene per un anno con la possibilità da parte nostra eventualmente di mettere un'opzione sull'acquisto del cartellino del giocatore. Però non è un impegno, è un'opzione. Per la verità siamo stati fermi nelle nostre decisioni. Cioè torno un secondo ad Eli. Eli lo stiamo trattando da parecchio tempo. Volevano metterci delle condizioni e neanche Raiola è riuscito a mettere le condizioni alla Avellino. Noi abbiamo detto o si fa così o il ragazzo te lo tieni e lo mandi a giocare dove vuoi. Quindi abbiamo messo i piedi a terra e abbiamo detto noi siamo l'Avellino, non siamo una squadra così di provincia. Apparentemente siamo una squadra di provincia perché la nostra città è piccola, ma abbiamo una tradizione calcistica estremamente importante ed io devo rendere conto ai miei tifosi di quello che vado a fare, per cui non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno. Per quanto riguarda il Milan, un rapporto eccezionale, cioè Galliani è stato di una signorilità incredibile, ci è venuto incontro in tutte le nostre richieste, quindi mi sento, l'ho già fatto su qualche giornale, mi sento di dirlo in televisione, ringrazio il Presidente Galliani perché per la sua grande disponibilità, la grande signorilità che in questo mondo, credetemi, è merce rara, molto rara. La trattativa più difficile forse è stata quella con Zito, naturalmente, è stata quella con Zito perché avevamo un accordo da tanto tempo con il ragazzo e con il procuratore, la Ternana ha cercato di tirare la corda fin dove ha potuto. A un certo punto poi anche lì abbiamo detto così o niente, e finalmente poi siamo riusciti a portare il ragazzo qui con grande soddisfazione del giocatore che voleva venire ad Avellino perché sa che in questa piazza può mettere in evidenza le sue straordinarie qualità di cursore. Ma questo non sono in condizione di poterlo presagire praticamente. È chiaro che anche il Bologna è una grande squadra, il Catania è una grande squadra, il Livorno lo vedo leggermente sottotono rispetto a quello che ha fatto fino adesso, però ovviamente la campagna acquisti non è ancora terminata, quindi è difficile dare un giudizio preliminare su questi comportamenti. Io ritengo che l'Avellino ha fatto la sua parte da grande lottatore, quindi abbiamo messo i piedi a terra e ci siamo posizionati in una situazione in cui le persone oggi ci guardano con grande rispetto e con grande timore. Noi non snobbiamo nessuno, quindi anche con l'ultima squadra salita della Lega Pro non è che andremo in campo snobbando le persone, non è nostra abitudine, non è nostro carattere. Il nostro carattere è mettere a disposizione del campo tutte le qualità che abbiamo e credetemi, in questo momento, quest'anno, sono veramente notevoli. Ma il campionato è un campionato difficile, su questo non c'è dubbio. Campionato difficile perché abbiamo tre grandi squadre che sono retrocesse, abbiamo altre squadre importanti che l'anno scorso hanno fatto benissimo
del campionato di Serie B che sono rimaste e che quindi si stanno rafforzando come noi e quindi vorranno fare sicuramente qualche cosa in più. Ma questo, scusa, mi lascia un po' il tempo che trova. Il campo è il padrone delle decisioni. Del campo varranno le qualità dei singoli. Il Latina sta comprando giocatori che probabilmente noi non è che non abbiamo voluto, ma non erano persone che erano nell'obiettivo dell'Avellino, e non solo economicamente, non erano nell'obiettivo dell'Avellino. Quindi tanto rispetto per questa grande squadra Latina, che dovrà dimostrare ancora di più che, essendo una piccola, voglio dire, realtà nel campo del mondo calcistico, dovrà consolidarsi prima per parecchio tempo, secondo me, prima di poter dire la sua, così come le tre blasonate che sono scese, insomma. Quindi grande rispetto per il Latina, per quello che sta facendo, ma ovviamente la nostra campagna acquisti io la ritengo molto soddisfacente e molto produttiva. La ringrazio della domanda, non lo volevo dire perché l'ho già detto 2 o 3 volte, insomma. C'è questi 2500 abbonati che sono state un grande exploit dei miei tifosi nel mese di giugno. Io mi aspetto che si raddoppino inevitabilmente da adesso fino al 15-20 di agosto. L'anno scorso è stato così, cioè abbiamo fatto pochissimo a giugno e siamo partiti a fare gli abbonamenti dal 10-15 luglio in poi. Ormai la squadra è questa, quindi chi ci vuole bene, chi crede nei nostri sacrifici, chi crede negli obiettivi che ci siamo prefissati, è il momento di estrinsecare appieno questa volontà, di darci una mano, insomma, perché è chiaro che avere un numero di abbonati importanti ci fa salire anche come rating agli occhi della Lega di Serie B. Cioè, il rating è una cosa importante che prevede anche il numero degli abbonati. Quindi, se abbiamo fatto tanto per questa squadra, per questa città, mi aspetto che questa città ora faccia qualche piccola cosa in più per noi e ci dia una mano a valorizzarci sempre di più come società e come rappresentatività della nostra città e della nostra provincia. Ma io non è una cosa bella, certo, non c'è dubbio. Le 21 squadre, con una squadra che riposa sempre, non sai mai in classifica come stai, perché c'è qualcuno che deve recuperare, qualcuno c'ha una partita in più. Non siamo abituati a questo discorso, quindi non è questione di piacere o non piacere. Non abbiamo, o perlomeno io non ho ancora la mentalità giusta che hanno in altri campionati, nei quali giocano anche con squadre in numero dispari. Io mi auguro che si possa rivedere un discorso di questo tipo e che si possa fare effettivamente o un girone a 20 squadre o un girone a 22, non so come, questo dipende dalla Lega. Oggi avevamo una riunione in Lega anche per decidere questo, oltre che per le votazioni ovviamente per il nuovo presidente della federazione, però devo dire che mi lascia un po' perplesso questo discorso delle 21 squadre.